Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova mappa! Siamo tornati nelle mappe a casissimo che ho scelto così perché c'è della lana rosa con dei blocchi di diamante, non lo so. Comunque, siamo su una mappa dei dropper perché è la prima volta che porto una mappa dei dropper sul canale, a quanto mi ricordo, esclusa la Diversity 2 che poi che avevo interrotto per lo sca le scarse prestazioni del mio PC, anche se non l'ho finita, dove c'era una parte di dropper. Consideriamo la dropper come mappa. C'è un maiale che si chiama Ruben. C'è un maiale che si chiama Ruben. Che cazzo è? Ma è Minecraft Story Mode. Oh mio Dio. Vabbè, leggiamo un po' di cartelli. Vabbè, popolare MMOs. Non ci interessa. Le regole ci sono? Sì, ho capito. At the end of each drop, there is a hidden button and a chest with a flower in it. See who can get the most amount of flowers. I design 10 drops. Ah, quindi ci sono anche dei bonus objective. Ladybug, Lady 90, ma che cazzo vuol dire? Super Girly Gay. E niente. Startiamo Pink and Purple. Set time today. Tanto era già day. Vediamo un po' come è strutturato questo parkour. Sembra di vedere l'acqua. Qua giù. Un po' facile. Facilissimo. Va là. E trovato la chest Flower 1. E qui che cosa c'è? C'è qualche cosa strana. Non lo so. Oh, ce l'ho fatta, minchia, oh, ma veramente. Cioè, ci sono stato 4 minuti a cercare questa cosa. Make sure you have night vision on. Vabbè. Extra night vision in case the dispenser doesn't work. Ma vabbè. Time set day, c'ho già. Livello 2, arcobaleni. Remember to step on the pressure plate to spawn point. Qui che devo fare? Semplicemente un dropper così. Oddio. Sono facilissimi questi cosi, ma che cazzo di mappa è? È una mappa troll. Cioè, è un dropper troll in realtà. Ah, ok, qui c'è il bottone, ok, ricordiamocelo. Prendiamo il fiore. Milk for if bla bla bla. Qui c'è qualcosa. C'è una scala effettivamente. Potrebbe essere la chest. E siamo a due, ragazzi. Siamo a due. Dov'era il bottone? Mi sembra fosse di qua. Esatto. Livello 3, villagers. Stiamo allo spawn. Time set day, ce l'ho già. Qui non ti dice niente. Aspetta. C'è un bottone lì, ma che cosa? No, c'era l'acqua. Ok, aspetta. Proprio qui sotto c'è un bottone. Non ho capito dov'è. Ah, cadiamo al centro. Cadiamo. Olè. Ok, sono uscito. Non so cosa servisse quel bottone. Però intanto ho trovato il fiore 3, è troppo forte. C'è una scala. Possiamo saltare. Wow, parkour! Le vedote di parkour si fanno sentire, attenzione. Bottoni sono nascosti bene qui, è più una find the button che un... Eccolo. Spawn point. Cos'è? Redstone. Ok. Che cosa? Ok.
Ah, forse ho capito, ragazzi. Questa è una mappa Sip Dropper. Tanto ho trovato il bottone. Ma è anche una mappa. Cioè, è più una mappa Find the Button che una mappa dei dropper, capito? Però è strutturata. È un misto. Mi piacciono i misti. Sono mappe nuove da portare. Le porto perché sì. C'è della lava. Non mi piace la lava, non mi piace la lava, non mi piace. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Fiore 5 era subito qui. Ah, semplicemente qui c'è il bottone. Vabbè, ma è facilissimo. Se continuo così questa mappa la finisco in 6-7 minuti. Spawn point. Così a livello process of elimination. Come processo di eliminazione? No, devo beccare il buco giusto. Ah, andiamo questo, dai. No, vetro. Andiamo questo. Ma ci sono già stato io. Ah no, questo era giusto, ok. Era quello giusto, va bene. Ah, lì c'è il bottone, ma non capisco. Ah, eccola! Eccola la chest, eccola. Perfetto. Ok. Dov'è lo spawn point? Eccolo. E qui non capisco veramente dove io debba andare. Se provo a stare. Ah, c'è la ragnatela. Guarda che stronzo. Dov'è? Mi sembra fosse qui. No, precisamente dalla parte opposta. Quindi di qua. Sono scemo o sono scemo? È di qua. Eccola, eccola! Yes! Sì! E andiamo. Trovato il fiore, fiore 7. E il bottone. Eccolo! Guarda quanto sono stronzi. Livello 8, la battaglia con il drago. No, sei scemo. Stiamo spawn point. Che è sta roba? Look but do not touch. Di pat. Diamo un po'. Ok, l'acqua è lì, l'acqua è lì. No, sono caduto. Vediamo. Ok. Dai, ma l'ho presa. Ma che cosa? Dai, l'acqua è lì, l'acqua è lì. Yes. Ok. Non è difficile. Forse questo era il più difficile finora. No, no, quello delle anvil è ancora più difficile, dai. Diciamo le cose come stanno. Qui che cosa c'è? C'è il bottone, probabilmente. Sì, c'è il bottone. Dobbiamo trovare. Oh, qui c'è un po' di parkour. E il fiore 8 l'abbiamo preso, ok. Ma non è difficilissimo. Non è per niente difficile. Ho scelto una mappa semplice per una volta. Oh mio Dio, OMG, che benessere, sì, più o meno. Livello 9, Crazy Trust Exercise. Come? Take a mark card and run it. Ma se non c'ho friend, non c'ho amici. Ok. Once you get online card and get out until the bottom. The bikini bottom. Ok, no, scherzo. Ma vediamo un po'. Dove c'è il troll? La chest da qualche parte. No, oh, zio! Che sta succedendo? Oh mio Dio, mi ha fatto cagare addosso. Sono
Softest landing ever. È più o meno. Micchia, però mi ha fatto cagare addosso qui. Qui cosa c'è, eh? Non c'è niente, va bene. Ok, lì non c'è assolutamente nulla. Qui c'è il bottone, ok, l'abbiamo trovato. Ragazzi, io giuro che non riesco a capire dove cazzo sia la chest. È un qualcosa di incredibile. Io provo a guardare per terra, non lo so. Qui, che roba è? Che è qui? Oh mio Dio, finalmente, cazzo, anche l'ora era. Ma porca, ma vai in cuffia. Ma vai. Non ci voglio credere, era lì, non ci voglio credere. È stato tutto il tempo lì, come facevo a capirlo? Super girly. Ok. Sometime today c'ho un cuore. Sembra che devo buttarmi a un lato. Attenzione, l'ho azzeccato sul lato. Giant's Very Special Flower 10. Ok. E ah, questo era l'ultimo livello, tra l'altro. Squid Pond. E che devo fare? Devo cercare un bottone, oh mio Dio. Ma in questa mappa devo cercare un bottone, ma stiamo scherzando. Cioè in qui. Ah, ok. Mappa più piccola di quel che pensassi. Qui che c'è? Qui non c'è assolutamente niente. Aspetta, qui? Niente, stranissimo. C'è il bottone. E vai, ce l'ho fatta! Congratulations, you beat the map. Thank you for playing. Ma era una cacata colossale. Comunque, ragazzi, io vi dico che per questa mappa è tutto. È stata una mappa molto semplice, molto veloce, anche perché era una mappa che non era tanto basata sul dropper. O meglio, era basata sul dropper, ma fino a un certo punto. Ed erano dropper semplicissimi. Le mappe medie dei dropper sono 5 volte più difficili di queste almeno. E in ogni caso, questa è stata più una find the button che una dropper. Però io dirò lo stesso nel titolo che era una dropper map. Così non sapete che era una find the button. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, condividete e iscrivetevi, che cosa cazzo ho detto, non lo so. E ciao a tutti!